Conosciamo tutti qualcuno di molto espressivo e qualcun altro invece che non lascia trapelare nessuna emozione. Paul Ekman, lo scopritore delle microespressioni facciali, che per anni ha studiato la mimica del viso e le emozioni, identifica 8 tipi di capacità espressiva. Andremo a vederli tutti insieme in questo video in modo che tu possa identificare il tuo e capire quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza. Ciao a tutti, mi presento, se non mi conosci mi chiamo Sonny Zanon e su questo canale parlo di microespressioni facciali e di linguaggio del corpo. Attenzione che quelle di cui stiamo parlando oggi non sono microespressioni facciali. Il termine è molto simile, quindi è facile fare confusione, ma sono due cose diverse. Con microespressioni stiamo parlando di emozioni che si verificano molto velocemente sul nostro volto, che molte volte sono in qualche modo camuffate, ma che in realtà si possono vedere lo stesso, perché il nostro viso esprime sempre l'emozione. Ma anche se le emozioni sono uguali in tutti, anche il modo nostro di esprimerle è uguale in tutte le persone, noi abbiamo dei tipi di mimica facciale diversa che dobbiamo tenere in considerazione per riuscire a interpretare al meglio queste emozioni. Primo tipo di mimica, trasparente o opaca. Una persona che ha una mimica trasparente è una persona di cui si capisce esattamente cosa sta provando. Quelle persone molto espressive, che ogni volta che esprimono un'emozione proprio gliela si legge in volto. Queste persone sono persone che spesso ti dicono di non poter fare a meno di mostrare quell'emozione, che è più forte di loro. Da un lato quindi è facile andare d'accordo con queste persone o comunque sanno coinvolgerti molto nelle loro emozioni, dall'altra parte però non possono ricoprire ruoli come un politico, un avvocato, direi nemmeno l'insegnante, perché in qualche modo devi trattenere il tuo giudizio verso gli studenti, nemmeno lo psicologo. Nella sfera opposta però c'è la mimica opaca. La mimica opaca sono le persone che ti dicono sto sorridendo e la loro faccia è... Sono persone che sono convinte di mostrare una certa emozione, ma in realtà non si vede. Nel senso, si vede ma molto poco. Loro hanno una percezione interna molto sballata di quello che stanno mostrando all'esterno. Io per tanti anni ho sicuramente avuto questo tipo di mimica, cioè facevo fatica a mostrare agli altri le mie emozioni, o pensavo si vedessero quando in realtà non era così. Devo dire che ancora oggi in alcuni contesti mi dicono che sono una persona di cui è difficile capire cosa sta pensando. Nella categoria della mimica opaca tu puoi essere consapevole o meno di questo tuo problema nel mostrare le emozioni. E se non sei consapevole, questo può creare tanti problemi. Tu pensa, una persona mimica trasparente e mimica opaca che si parlano, si odieranno probabilmente. Questo mi fa venire in mente una volta in cui la mia compagna di classe delle medie si è arrabbiata con me perché non mettevo le faccine nei messaggi. Dico faccine perché erano proprio i due punti e la parentesi, non c'erano le emoji. E lei si è arrabbiata perché, non lo so, non ho ancora capito esattamente perché si sia arrabbiata. Però questa è un po' la stessa cosa, se vogliamo. Non stavo esprimendo le mie emozioni attraverso le faccine nel modo in cui lei avrebbe gradito. Passiamo adesso al secondo tipo di espressione, quella inconsapevole. Queste sono persone che non sono consapevoli di mostrare le loro emozioni agli altri. Pensano di essere inespugnabili, che nessuno possa capirli. In realtà si capisce esattamente quello che stanno provando. Questo tipo di persone spesso si trovano in situazioni in cui si chiedono ma come ha fatto quella persona a capire quello che provavo? Questo di solito non vale per tutte le emozioni, ma magari uno o due. Altro tipo di espressione facciale, questa Paul Ekman la chiama espressione in bianco. Ovvero, io credo di mostrare un'emozione, voglio fare tristezza, ma la mia faccia in realtà non esprime niente di quell'emozione. Questo di solito succede con un'emozione nello specifico. Per quella persona è difficilissimo mostrare consapevolmente quell'emozione, non è capace. Questo può creare fraintendimenti perché le persone non capiscono quello che stai cercando di comunicargli, oppure ritengono che il tuo tono, la tua espressione non sia coerente con le tue parole. Altro stile di espressione molto simile è l'espressione vicaria, ovvero le sbaglio. Voglio mostrare una faccia arrabbiata, ma faccio una faccia disgustata. Voglio mostrare una faccia triste, ma faccio una faccia arrabbiata. Le confondo in un certo senso. La cosa complessa è che spesso queste persone sono convinte invece di star facendo l'espressione giusta. Ed è difficile riuscire a convincerle che in realtà, guarda che mi stai mostrando una cosa opposta a quella che vorresti comunicarmi. Un altro tipo di espressione facciale è l'espressione congelata. Questa è un'espressione che noi abbiamo fissa sul nostro volto.
Può essere un'espressione qualsiasi di rabbia, di felicità, di tristezza, ma in qualche modo noi ce l'abbiamo congelata in viso, ma non ce ne rendiamo conto. Un esempio di questo è l'espressione di disgusto che ha la Chiara Ferragni, di cui ho parlato nell'ultimo video. Lei ha questa espressione fissa di disgusto in viso. Probabilmente lei non è che vive la vita disgustata, ma semplicemente ha quella espressione congelata. Questo può essere dovuto a vecchie abitudini, cioè un'espressione che è stata espressa per tanto tempo e che in qualche modo è rimasta, o anche semplicemente a genetica, la tua faccia è fatta così, punto. Un altro tipo di espressione facciale è l'espressione pronta all'uso. Questa è un'espressione che quella persona esprime sempre in reazione a determinati eventi. Sei triste? Fai quella faccia. Sei felice? Fai quella faccia. Sei sorpreso? Fai quella faccia. È la prima espressione che ti viene fuori in determinate situazioni. Anche qui la persona spesso non è consapevole di fare questa espressione e può verificarsi in maniera completa, quindi mostrando una delle emozioni primarie, tipo una sorpresa completa, una rabbia completa, o anche in maniera parziale, quindi sono alcuni dettagli di queste emozioni. L'ultimo stile è l'espressione pervasiva. Le persone che hanno questo tipo di mimica mostrano un'emozione in maniera interrotta. Potrebbe essere paura, potrebbe essere rabbia, continuano a mostrare quell'emozione nel loro viso. Quindi se ad esempio hanno la paura nel viso, se fanno felicità, sarà felicità mista alla paura, sarà rabbia mista alla paura. Hanno sempre quell'espressione. Questo tipo di espressione è solitamente molto rara, si ha in persone che hanno gravi problemi clinici e ne sono consapevoli, a differenza dell'espressione congelata di cui parlavamo prima, di cui le persone probabilmente non ne sono nemmeno consapevoli. Attenzione che questi stili non sono acceso spento, cioè non è che o sei una persona mimica opaca o sei una persona mimica trasparente. Potresti averne un po' dell'uno, un po' dell'altro, a seconda del contesto, a seconda della situazione. Però è importante esserne consapevoli per sapere come stiamo trasmettendo le nostre emozioni agli altri ed evitare fraintendimenti. In generale a me piace considerarli come delle variazioni di mimica opaca o di mimica trasparente. Tu potresti avere tanta mimica opaca o una via di mezzo o poca. Quindi non prenderla come è così o non è così. Quindi attenzione a non cadere nella categoria e dire ah, io sono una persona così. No, sei una persona che potrebbe avere delle tendenze in quella direzione. Se ti piacerebbe diventare più consapevole delle tue espressioni facciali, capire come si muove il tuo volto, io ho un videocorso di microespressioni che ti lascio il link in descrizione a cui puoi dare un'occhiata. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video.